E oggi, come già preannunciato, ci occupiamo degli argomenti sulla linea di comando. L'argomento non è difficile, però ci richiede un attimo di ragionare sul meccanismo con cui attiviamo i programmi. Quindi cerchiamo di capire di che cosa si tratta e poi vedremo dal punto di vista pratico come fare. Allora, noi siamo abituati a scrivere un programma in C scrivendo il codice eseguibile all'interno, no, del corpo della funzione main. La funzione main, vabbè, non è l'intero programma, qui ci fa vedere che il main è solamente una parte che sta all'interno di una scatola più grande che costituisce il programma complessivo, compilato. Il programma è composto dalla funzione main, da tutte le funzioni aggiuntive, no, che magari costruiamo, più tutte le funzioni di libreria che utilizziamo nel nostro programma. Tutte queste cose vengono prese, il main compilato, le funzioni nostre compilate, le funzioni di libreria compilate, incollate insieme e costituiscono un file eseguibile. Che, se andiamo a vedere le cartelle, c'è un file che ha, diciamo, sotto Windows estensione .exe, sotto gli altri sistemi operativi non ha estensione invece, ma è il programma che contiene il codice eseguibile. Poi noi siamo abituati, ci siamo abituati finora a attivare, no, far partire questo programma in due modi diversi. Più frequentemente l'abbiamo fatto partire agendo direttamente sull'apposita iconcina col triangolino, no, dell'ambiente di sviluppo. Oppure avremmo potuto tranquillamente aprire la finestra che contiene la cartella, no, in cui ci sta l'eseguibile, e cliccare sopra l'eseguibile, questo parte. Queste due modalità di attivazione, che di fatto sono la stessa, fanno aprire una finestra nera, no, quella finestra che noi chiamiamo console, all'interno del quale gira il programma, finestra di testo, dove ci stanno le nostre printf e le nostre scanf, quindi attiva, richiama una finestra, all'interno di questa finestra attiva il programma. Finora l'apertura della finestra di console e l'attivazione del programma nostro sono state sempre contemporanee. Sia che noi facciamo partire il programma dal tastino, sia che ci clicchiamo sopra direttamente dal file manager, parte il programma e il programma parte già con la sua finestra di cornice. In realtà sono due azioni indipendenti. È possibile attivare indipendentemente delle finestre di console o finestre di comando che possiamo usare per interagire col computer in una modalità diversa rispetto a quella col mouse a cui siamo più abituati. No? Per cui, se andate a cercare tra i programmi installati e gli accessori, trovate un programma che si chiama Command Prompt, se non l'avete mai conosciuto, oppure Prompt dei comandi in italiano, per chi di voi ha dei Mac oppure delle macchine Linux si chiama Terminale o Terminal, là, questa applicazione, quindi se andate a cercare Terminal, e vi crea una finestra in tutto e per tutto simile, anzi identica a quella a cui siamo abituati quando eseguiamo i programmi, ma dentro il quale però non sta girando il nostro programma. È una finestra di comandi, all'interno della quale noi possiamo scrivere e fornire dei comandi che siano comprensibili dall'interprete dei comandi di questa finestra stessa. Fatemi solo ingrandire un pochino i caratteri così ci vediamo. Questo. No? Quindi, questa è una finestra che è pronta per accettare dei nostri comandi, che possiamo scrivere, ad esempio, un comando che questa, all'interno di questa, allora, scusate, torno indietro un secondo, all'interno di questa finestra non sta girando il nostro programma, sta girando un programma che fa parte del sistema operativo,
che si chiama interprete dei comandi. No, l'interprete dei comandi, o sulle versioni Unix, si chiama shell dei comandi, shell come guscio, come ambiente all'interno del quale si danno i comandi, è in grado di capire una certa serie di comandi che io fornisco e agire di conseguenza. Comandi che sono principalmente per la gestione dei file. E inoltre, sempre da questo interprete dei comandi, posso attivare altri programmi, far partire altri programmi. Ad esempio, e qui torniamo indietro di qualche anno, nel senso che prima dell'invenzione dei sistemi operativi di tipo grafico, l'unica modalità di interazione possibile era questa. Le persone, quando usavano un computer, il computer si accendeva e presentava una videata di questo genere, non con lo sfondo colorato dietro, semplicemente uno schermo bello nero, con delle parole all'inizio e un cursore lampeggiante che stava a dire adesso tocca a te inserire qualcosa. E quindi tu dovevi sapere i comandi da dare. Il primo comando che imparavi, nel caso dei sistemi, allora non c'era Windows, erano i sistemi DOS, e il primo comando che imparavi era il comando dir, che sta per directory, che ti fa l'elenco di tutti i file presenti nella cartella corrente, nella cartella in cui ti trovi, nella directory in cui ti trovi. E ti fa vedere che ci sono dei file e ci sono delle cartelle che erano indicate con dir. E se vuoi vedere degli altri file posti da altre parti, devi spostarti nella cartella relativa e guardare dentro. Quindi ad esempio io non so che cosa abbia qua dentro documenti, allora mi sposto nella cartella documenti. Poi nelle versioni recenti, se voi cominciate a scrivere un nome, premete il tasto tab di tabulazione e ve lo completa, altrimenti dovremmo scriverlo per esteso. CD è il comando che sta per change directory, cambia la directory corrente, spostati in un'altra directory. E qui mi fa vedere che sono nella directory documents della cartella Fulvio, della cartella users, del disco C. Cosa c'è qua dentro? Non lo so, andiamo a vedere. Ci sono un po' di altri file e cartelle. Ah, non è quello che mi interessa, torniamo alla cartella precedente. CD sta per change directory sempre, punto punto, è un sinonimo che indica la cartella sovrastante, quindi torno indietro di un livello, torno di nuovo nel directory Fulvio e vado avanti così. Ci sono una manciata di comandi che possiamo usare per esplorare il disco, il contenuto del disco, in modalità testuale, a caratteri, a linea di comando, diciamo. Abbiamo fatto le stesse cose che faremmo graficamente aprendo la cartella e andando a vedere cosa c'è dentro la sottocartella dove è finito il documento, qua sotto. Graficamente siamo abituati a aprire una finestra e guardarci dentro e interagire, cliccando sugli elementi della finestra. Prima che si inventassero questa modalità si lavorava così, a tastiera, dovevi sapere i comandi, ma dopo un attimo ti orientavi abbastanza facilmente. Cosa ha a che fare questo con i nostri programmini? Beh, c'è un vantaggio nella sua scomodità, tutto sommato sembra di tornare indietro di qualche anno, nella sua scomodità c'è un vantaggio nell'attivare i comandi in questo modo. Allora, prendiamo l'ultimo progetto che avevamo fatto, quello della lista dei nomi. Proviamo a imparare, adesso l'ho compilato, semplicemente perché forse avevo cancellato tutto, quindi mi sono ricompilato per sicurezza, come facciamo a attivare il programma lista dei nomi dall'interprete dei comandi. Quindi prima di tutto ci dobbiamo portare nella cartella, nella directory che contiene il programma eseguibile. Dopodiché sarà sufficiente scrivere il nome del programma seguito da invio e il programma parte. Ok? Una volta che il programma è partito, a quel punto sarà indistinguibile rispetto all'uso che ne facevamo normalmente. Allora, dove è salvato il nostro eseguibile? Dipende dove l'avete salvato voi.
quando avete creato il progetto. Normalmente l'eseguibile si trova in una sottocartella bin, sottocartella debug, della cartella di progetto in cui avete creato il progetto. Quindi in questo caso, andiamo a vedere, dovrebbe essere scritto qua, eccolo qua, qui mi fa vedere la cartella in cui è stato salvato il progetto. Io i progetti li salvo in un disco D, perché su questo PC ho diviso C dove metto i programmi e D dove metto i dati, e poi all'interno c'è tutta una serie di sottocartelle in cui vado ad annidare le varie cose. Quindi come prima cosa dovrò convincere questa finestra dei comandi a portarsi in quella cartella lì, che si chiama D Mirror Relate Didattica Laurea 12BHD 2012 SRC Lista Nomi. Poi una volta che sono qua dovrò entrare nella sottocartella Bing e nella sottocartella Debug e finalmente troverò l'eseguibile e potrò farlo partire. Ok? Allora, con pazienza. Innanzitutto dobbiamo cambiare disco, perché qua ci trovavamo nel disco C, dobbiamo invece andare sul disco D, perché io l'ho salvato lì. Allora, il comando cd cambia la directory, ma non cambia il disco di lavoro. Per cambiare il disco di lavoro devo semplicemente indicare D due punti, C due punti, E due punti, il nome della lettera del disco su cui lavoro. Stessa cosa se mettete dentro una chiavetta, per spostarvi su una chiavetta dovete dare il nome della lettera seguito da due punti. D due punti invio, è il comando che l'interprete dei comandi capisce dicendo questo utente vuole spostarsi sul disco D. Sul disco D che cartelle ci sono? Beh, c'è solo una cartella che si chiama Mirror e una prova, entro dentro Mirror. Questo contiene le copie, la chiamo Mirror perché contiene le copie di una serie di alberi di directory, una è quella che si chiama Elite, poi dentro qua ci sono didattica, dentro didattica, e questa è l'organizzazione delle cartelle sul mio computer, voi avrete la vostra, 12BHD. Ah, ecco, qua c'è un caso, io ciò che faccio è inizio a scrivere le prime lettere del nome, poi uso il tasto di tabulazione e lui mi completa i nomi che cominciano in quel modo. Se cominciassi a scrivere il nome di un file che è ambiguo, ad esempio con lo 0, sono diversi che iniziano con lo 0 come nome, ogni volta che premo la tabulazione me ne presenta uno diverso. Quindi evitate di scriverlo per lungo, scrivete le prime lettere e poi usate il tab. E poi devo ancora andare in 2012, in source, qua ci sono tutti i vari programmini che facevamo, l'ultimo era lista nomi, e sono finalmente qua. Mi sono portato all'interno della cartella in cui si trova il progetto lista nomi. E se lo guardiamo c'è il nostro main.c, tranquillo, il 3000 byte salvato il 14 maggio, cioè ieri, alle 11:30. È l'ultima versione del nostro main.c. Però il programma eseguibile non è qui, è sotto Bing debug. Allora entro dentro Bing, e dentro Bing non c'è nulla se non una cartella che si chiama debug, entro dentro questa, e finalmente troverò listanomi.exe appena compilato di fresco pochi minuti fa. Per chi di voi non usa Windows ma usa Linux oppure Mac, al posto del comando dir si usa il comando ls, sta per list, il comando cd invece è uguale. Si scrive nello stesso modo. Non esiste il concetto di cambiare disco, perché sotto Linux non c'è un disco solo, ma si fa cd slash per partire dall'inizio e poi si scende. Allora, a parte il fatto che questa cartella è talmente lunga che va a capo, ma non ci deve spaventare, là c'è il cursore che è pronto ad attendere comandi relativi a questa cartella qui.
E che cosa posso dare come comandi? Beh, posso pensare di attivare questo programma, lista nomi. Per far partire un programma è sufficiente inserirne il nome, lista nomi, invio. Lui riconosce che il comando che ho scritto non è uno dei comandi che riconosce lui, che riconosce l'interprete dei comandi come cd, dir, eccetera, allora va a cercare se c'è un file eseguibile con quel nome. Io lo posso scrivere anche senza il punto .exe in fondo, non serve. Batto l'invio e il programma parte. Non apre un'altra finestra, parte nella finestra corrente in cui stiamo lavorando. E quindi inserisci un nome, fgh, invio per terminare, e mi stampa, beh, questo era il programma di ieri, faceva le sue cose, le sue analisi sulle stringhe. Poi il programma termina, all'uscita del programma non mi viene chiesto premi un tasto per chiudere la finestra, la finestra rimane, la finestra l'ho aperta io a mano prima di eseguire il programma, attivo il programma lavora, quando il programma termina riprendo io il controllo della finestra. E potrò continuare a dare altri comandi da linea di comando. Quindi questo è un metodo, se vogliamo, un po' macchinoso, alternativo, ma del tutto equivalente a far partire un programma. Scrivo il suo nome all'interno della finestra di comandi che avrò portato preventivamente nella cartella che contiene l'eseguibile. Perché ci diamo la pena di fare queste cose? Ma perché è possibile nel momento, e questo lo posso fare solamente via linea di comando, quando attivo un programma, fornirgli già delle informazioni. Cioè, se attivo il programma cliccandoci sopra, l'unica cosa che posso fare è cliccare per dire parti. Ma se attivo un programma scrivendone il nome in una finestra di comando, io posso approfittare dal fatto che sono già lì, eventualmente per dare già dei nomi o dei parametri, dei valori al programma, scrivendoli direttamente di fila mentre attivo il programma. Questi valori che possiamo indicare sono quelli che si chiamano parametri sulla linea di comando. Parametri perché sono dei valori che io do al programma sulla linea di comando, perché appunto li scrivo direttamente sulla stessa linea di comando in cui attivo il programma stesso. Non lo sapevamo, l'abbiamo fatto fino adesso, quando abbiamo scritto cd, ad esempio cd bin, sto usando il comando cd passandogli un parametro bin. Non ho scritto cd voglio cambiare directory e poi il programma cd mi ha chiesto su quale directory vuoi andare, e allora ho scritto bin. Ho fatto in un colpo solo l'attivazione del comando cd e gli ho specificato il parametro che indica in quale directory voglio andare. La stessa cosa potrò fare col mio programma. Quando dico calcolami, che ne so, il fattoriale di qualche cosa, anziché dire programma fattoriale, parti, e poi il programma mi chiede di quale numero vuoi il fattoriale, potrò direttamente scrivere fattoriale spazio 7 e gli passo direttamente questo valore. Quindi una modalità semplice per attivare dei programmi fornendo già ai programmi le informazioni di cui hanno bisogno. Tra l'altro è comodo perché permette di eseguire anche i programmi senza la presenza dell'utente, perché non ho bisogno che ci sia un utente che è lì a fornire il dato nel momento giusto. Io potrei anche mettere in un file di testo, in un file di comandi, queste istruzioni, 100 comandi uno dopo l'altro, e dico all'interprete dei comandi esegui questi e io vado a farmi un giro, ma perché poi ogni programma una volta partito non interagisce più con l'utente, ha tutte le informazioni che gli servono direttamente sulla linea di comando. Quindi questo è da un lato impariamo, era una modalità di interazione che si usava più in passato, ma per fare cose più avanzate, quindi chi deve fare l'automazione, no? dei programmi che vadano avanti da soli e vengono eseguiti in modo non interattivo, si usa ancora oggi, tuttora, linguaggi di scripting, no? Costruire dei,
si chiamano script di comandi, cioè dei file che contengono a loro volta dei comandi. Questi comandi attivano dei programmi che faranno dei lavori, no? Allora, tutto questo meccanismo è schematizzato in questa figura, dicendo che dal sistema operativo io posso attivare, indipendentemente dal mio programma, una finestra di comando, no? Prompt di comandi o terminal. Questa finestra di comandi ci posso interagire tranquillamente, e una delle cose che posso fare è attivare dei programmi scritti dall'utente. Nel momento in cui attivo questi programmi, posso scegliere di passare al programma degli argomenti in più, dei parametri di lavoro. Argomenti o parametri sulla linea di comando. L'unica cosa, tutto questo già avviene in automatico. L'unica cosa che dobbiamo imparare a fare è come fa il programma utente, in particolare la funzione main, ad accedere, a ricevere queste informazioni, ad accedere ai parametri che l'utente ha scritto sulla linea di comando. Poi c'è un'altra freccia, che è indicata qua, che rappresenta, quindi questi sono gli argomenti che vengono passati dalla finestra di comando al programma nel momento in cui il programma parte. Dopodiché il programma a un certo punto finisce, muore, e ritorna il controllo alla finestra di comandi. Quando ritorna il controllo, ritorna con un codice di uscita, che è un numerino, è un byte, che è il parametro che indichiamo nell'istruzione return quando esce il programma. E questo è molto semplice, per convenzione il codice di uscita vale 0 quando il programma è uscito correttamente, ha terminato correttamente il proprio lavoro, vale un valore diverso da 0, 1 ad esempio, o 2, quello che volete, se il programma esce a causa di qualche errore o di qualche anomalia. Poi questo valore normalmente viene dimenticato, non serve, non viene usato da nessuno. Ma se in realtà questo programma fosse chiamato da un altro programma, quest'altro programma chiamante potrebbe andare a interrogare questo valore e quindi capire se è andato bene qualcosa oppure no. Ah, ho visto che negli esercizi qualcuno di voi ha imparato a usare la funzione system, che serve proprio per attivare programmi esterni, e con la funzione system mi restituisce proprio il valore di ritorno del return del main dell'altro programma. Quindi è un modo per creare catene di programmi che si richiamano e fare in modo che ogni programma conosca come è terminato quello precedente. Allora, come fa il mio programma a sapere gli argomenti che vengono passati dal programmatore? Allora, scopriamo adesso che la forma con cui scrivevamo il programma main finora era in realtà una forma breve, semplificata, perché la forma completa con cui dichiarare la funzione main è quella che c'è scritto qua. Cioè, i parametri che l'utente scrive sulla linea di comando vengono letti, decodificati e passati alla funzione main sotto forma di una struttura dati, che adesso analizziamo. Sotto forma di struttura dati che è rappresentata da due parametri. Parametri della funzione main. No, i parametri di una funzione normalmente sono i parametri che il chiamante vuole passare a quella funzione lì. Chi è il chiamante del main? Il sistema operativo. Quindi il sistema operativo chiama il main fornendo l'informazione aggiuntiva. E questa informazione è sotto forma di un vettore, e in ciascuna posizione di questo vettore ci sarà un argomento successivo tra quelli specificati dall'utente. Quindi l'utente sulla linea di comando specifica 1, 2, 3 argomenti. Questi argomenti vengono depositati in posizioni successive all'interno di un vettore. Vettore di che tipo di dato? Di stringhe. Perché non è detto che, anzi, il programma non può sapere se il dato che l'utente fornisce sia un dato reale, un dato numerico, un dato intero. E quindi, per funzionare nel caso più generale, legge i dati sempre comunque come stringhe, che tanto va sempre bene. Se leggo un dato come stringa non avrò mai errori. Poi sarà il programma che dovrà poi interpretarlo questo dato, ma questo è un altro discorso. Quindi, il programma riceve tutti i parametri che l'utente ha scritto sulla linea di comando sotto forma di vettore
di stringhe. Char asterisco nome parentesi quadre è un modo per rappresentare un vettore di puntatore a carattere, un vettore di stringhe, quello di cui abbiamo parlato ieri. E quindi sarà fatto di una serie di parametri, rv di 0 sarà il primo, rv di 1 sarà il secondo, rv di 2 sarà il terzo, se rv è il nome che vogliamo dare a questo parametro. E come faccio a sapere quanti parametri ci sono? Devo saperlo, qualcuno me lo deve dire, e me lo dice il primo argomento, che è un valore intero, che mi dice appunto quanti argomenti sono stati specificati, cioè quanto è lungo questo vettore, quante righe ha questa matrice di caratteri. Poi per sapere quanto è lungo ciascuno dei parametri, ovviamente sono stringhe terminate da null, e quindi lo vedo direttamente nella stringa, quanto è lungo il testo di ciascuno dei parametri. Ecco, questi nomi sono strani. Normalmente, dai tempi di Kernighan e Ricci, quando è stato inventato il linguaggio, hanno scelto questi nomi di variabili. Ciascuno li può cambiare se vuole, perché tanto è un nome di un parametro formale che è visibile solamente all'interno della procedura. Però, insomma, storicamente continuiamo a usare questi nomi, vogliono dire argc sta per argument count, conteggio degli argomenti, argument count. E argv sta per argument values, i valori, i values degli argomenti passati sulla linea di comando. Quindi se uno si ricorda cosa vuol dire, sono meno criptici. Allora, proviamo a esplorare un po' cosa contengono queste strutture dati facendo un programmino che riceve dei parametri sulla linea di comando e poi ce li stampa, ci stampa un po' di informazioni, così vediamo cosa riceve il programma. Poi dopo impareremo come usarli in modo utile. Allora, prendiamo un progetto nuovo. Che chiamo args. Che sta per argomenti sulla linea di comando. Chiudiamo questo che non ci serve più. Allora, ogni volta che un programma ha bisogno di elaborare dei parametri che gli vengono passati sulla linea di comando, il main deve predisporsi a leggerli. Il sistema operativo questi dati glieli passa, però il main li deve leggere. Questo semplicemente si fa estendendo la definizione della funzione main, specificando questi due parametri in più, argc e argv. Argc e argv, scusate. C. Argument count e argument values. Allora, facciamo una versione terra-terra. Stampiamo il valore di argc per ora. E vediamo cosa viene ricevuto dal programma. Quindi printf argc vale per 100d. È un intero, quindi facciamo in fretta. Quindi questo programma non fa altro che stampare il valore che riceve di argc, che dovrebbe rappresentare il numero di argomenti che sono stati passati dal programma stesso. Compiliamolo e proviamo ad eseguirlo. Beh, se io lo eseguo da qua, cosa mi dirà? Se lo eseguo direttamente dal bottoncino, non riesco a passargli dei parametri. Lui mi dice argc vale 1. Non sono riuscito a passargli dei parametri, ma lui mi dice che in realtà ne ho uno solo. Mi aspettavo forse 0. In realtà è 1 perché un parametro c'è sempre che rappresenta il nome del programma stesso. Quando attiviamo un programma, adesso lo facciamo dalla linea di comando, c'è sempre una parolina sulla linea di comando, che è il nome del programma che stiamo facendo partire. Quindi quello c'è sempre. I veri parametri cominciano dal secondo in avanti. Ma anziché attivarlo da qua, che ha poco senso,
dobbiamo attivarlo dalla linea di comando. Allora devo portarmi nella cartella in cui c'è il progetto, quindi salgo su, salgo su, salgo su e scendo in args, scendo in bin, scendo in debug. Non riesco a stringere questa finestra per andare a capo in modo diverso. No. E quindi per attivare il programma devo semplicemente, allora qua dentro debug controlliamo solo che ci sia args.exe, quindi ha creato un eseguibile con lo stesso nome del progetto. Chi lavora su Mac non vede .exe, vede semplicemente args. E per farlo partire devo semplicemente nominarlo. Invio e lui mi dice stampa argc vale 1. Se, che vuol dire? Argc cos'è? Argument count, il numero di argomenti, il conteggio degli argomenti. Vuol dire che nella linea di comando che ho appena scritto c'è un argomento solo. E qual è? È il nome del programma, args. Nella riga che ho scritto c'è un argomento. Adesso provo a scrivere qualcosa di più. Args Pippo. Occhio che non va a capo, qui c'è uno spazio, va a capo solo perché la riga è lunga. Args spazio Pippo. Se batto l'invio mi dirà argc vale 2. Ci sono due argomenti sulla linea di comando. Una è args, che ho scritto, l'altro è Pippo. Ma anziché Pippo io posso anche scrivere un numero, 77, non gli cambia nulla. Oppure 77 spazio Pippo mi dirà che argc vale 3. Il primo è args, il secondo è 77, il terzo è Pippo. E così via, i vari argomenti li elenco uno dopo l'altro separandoli con uno spazio. E ogni volta che aggiungo un'altra parolina separata da spazio, che sia una parola, che sia un numero, conta come un argomento in più. Quindi argc mi dice quante paroline ha scritto l'utente. Occhio che argc vale sempre uno in più rispetto ai parametri dell'utente, perché la prima posizione è già presa dal nome del programma e quindi di solito non ci interessa. E come faccio a sapere cosa ha scritto l'utente? Perché così so quante cose ha scritto finora con argc. Per sapere che cosa ha scritto devo andare a vedere argv, il contenuto di argv. Allora proviamo a stamparlo. Stampiamo il contenuto di argv. Ah, scusate. E come faccio? Allora, stampare il contenuto di argv è un vettore di stringhe, vettore di molte posizioni, quindi avrò bisogno di un ciclo che esplori tutte le posizioni del vettore argv. E quante posizioni ci sono? Argc. Argc gioca un po' il ruolo che aveva la variabile n nei nostri programmi, mi dice quanto è grosso il vettore, quanti dati ci sono. E quindi per ciascuna posizione io avrò argv di i che mi rappresenta argv di 0, sarà una stringa che contiene il nome del programma. Argv di 1 sarà una stringa che contiene il primo parametro sulla linea di comando oltre al nome del programma. Argv di 2 sarà una stringa che contiene il secondo parametro sulla linea di comando e così via, fino a quando non arrivo ad argv di argc-1, che è l'ultimo parametro passato sulla linea di comando. Io li posso stampare. Sotto forma di stringhe, ovviamente. Questi argv sono tutti stringhe, anche se l'utente ha scritto un numero, questo numero viene letto e memorizzato all'interno di una stringa. E poi dobbiamo imparare come fare a estrarre il valore numerico, ma questo è un problema più semplice che ci poniamo tra un secondo. Quindi questo programma non fa altro che vomitare sullo schermo, stampare esattamente così come riceve i dati, i parametri che ha ricevuto. Ricompilo e torno alla mia finestra di comando, quindi sto stampando i valori contenuti nel vettore argv, che è un vettore di stringhe, per tutti gli indici i che vanno da 0
a arc-1. Quindi io proviamo a riattivare il programma specificandone solamente il nome, args, e mi dice che argc vale 1 e argv di 0, cioè il primo dei parametri, e anche l'unico dei parametri, visto che argc vale 1, vale args, cioè il nome del programma. Il primo parametro, l'argv di 0, è sempre uguale al nome del programma. Quindi nella maggior parte dei casi non ci interessa. Se scrivo args pippo, mi dirà che argc vale 2, argv di 0 è sempre args, è sempre il nome del programma, argv di 1, cioè il secondo parametro, che in realtà è il primo vero, escludendo il nome del programma, vale pippo, ciò che ho scritto. Ma se anziché pippo scrivo 77, avevo scritto prima, 77, pippo, 99, Pluto. In questo caso ho indicato 4 parametri, più 1 che è il nome del programma farà 5, quindi arc varrà 5, e avrò questi 4 valori, 77, pippo, 99, Pluto, nelle posizioni di arv di indice rispettivamente 1, 2, 3 e 4. Quello di indice 0 lo sappiamo già contiene il nome del programma. Quindi arv di 1 vale 77, arv di 2 vale pippo, arv di 3 vale 99, arv di 4 vale Pluto. Ok? Oh, 77 e 99 sono sempre stringhe, non sono numeri. Quindi una stringa, un vettore di caratteri, nel cui prima posizione ci sarà il codice hash del carattere 7, nella seconda posizione ci sarà il codice hash del carattere 7, nella terza posizione c'è il terminatore nullo. Sono vettori di caratteri, non le posso usare per fare somme ancora in questa forma. Ok? Allora, questo è semplicemente un meccanismo un po' contorto per accedere, per fare in modo che il programma possa accedere alle informazioni che l'utente scrive, direttamente in fase di lancio del programma. Adesso facciamo un programma che faccia qualcosa di più o meno utile, quindi estendiamo questo programmino provando ad escrivere, no, ciò che vogliamo fare anche col testo, no, come testo d'esercizio, lo stesso tipo di descrizione che troverete poi negli esercizi in laboratorio o all'esame. No, quindi scriverei, si scriva un programma in linguaggio C che riceve sulla linea di comando un argomento e che stampi un argomento di tipo stringa e che stampi a video il contenuto di tale stringa o di tale argomento, facciamo di fare qualcosa, convertito tutto in maiuscolo. Se prendo una stringa, la converto in maiuscolo e la stampo. Cioè che questa stringa, anziché leggerla da tastiera con getS, la leggo dalla linea di comando. Poi, già che ci siamo, predisponiamoci il lavoro per dopo e scriviamo se il programma o se l'utente fornisce anche un secondo argomento di tipo numerico, numerico intero, allora la stringa dovrà essere stampata un numero di volte pari al valore del secondo argomento. Cioè, se io ci scrivo args pippo, lui mi stampa pippo. Se scrivo args pippo 77, lui mi stampa 77 volte pippo, tutto in maiuscolo sempre. Rasenta l'inutilità, ma ci permette di cominciare a lavorarci.
Allora, riceve sulla linea di comando un argomento di tipo stringa. Allora, per ora non leggiamo questa seconda parte, ok? Non c'è. Leggiamo solamente la prima parte. Poi la aggiungiamo in un secondo momento. La prima parte mi dice, guarda che questo programma per poter funzionare deve ricevere un argomento sulla linea di comando. Se l'utente non l'ha messo, il programma non ha nulla da fare. Qui cambiamo un pochino la mentalità. Anziché dire, quando ho bisogno di un dato scanf, getS, lo chiedo all'utente, qui la mentalità è tutti i dati di cui ho bisogno devono essere già stati specificati dall'utente sulla linea di comando. Se non l'ha fatto, pazienza. Interrompiamo l'esecuzione perché non abbiamo nulla da fare. No? Qui l'esecuzione dei programmi con i parametri di comando è pensata per essere appunto eseguita in modo non interattivo. Allora, la prima cosa che faremo, questa parte qui la lascio ma la commento, lascio in fondo. La prima cosa che faremo è controllare se i parametri richiesti ci sono. Ci sono tutti. Prima di fare qualunque altra cosa, vediamo, ok, io devo ricevere un parametro che è una parola, che è una stringa, c'è questa parola, l'ha messa l'utente, oppure se l'è dimenticata, oppure ne ha messe 5 di parole, perché gli andava così, ma se il mio programma è pensato, dice il testo, per ricevere una parola, una deve essere. Allora, se il programma deve ricevere una parola, come dovrà essere fatto il mio argv? L'abbiamo appena visto, deve essere argv di 0 sarà args, argv di 1 sarà la famosa parola Pippo, e quindi argc sarà 2. Questo è ciò che mi aspetto di vedere. Ok? Allora, il controllo che devo fare è per essere sicuro di avere un parametro, esattamente un parametro specificato dall'utente, è che argc deve essere esattamente uguale a 2. Se non lo è, mi arrabbio. If argc, moderatamente mi arrabbio, diverso da 2, allora l'utente ha sbagliato. Caro utente, hai sbagliato, il programma va attivato con un parametro. E qui interrompo. A questo punto non ha senso continuare l'esecuzione, non c'è nulla da fare. Interrompo l'esecuzione. Interrompo l'esecuzione usando la funzione exit, che vi avevo già accennato. Potrei anche scrivere return qua, ma exit è più esplicito. Fa la stessa cosa, ma exit funziona, abbiamo detto, anche da una funzione annidata, non solo dal main. Exit interrompe l'esecuzione del programma, restituendo al chiamante il famoso codice di ritorno, che, dicevamo, nel caso in cui il programma abbia terminato correttamente le sue funzioni, è 0. Nel caso in cui il programma si sia interrotto perché c'è stato qualche errore, sarà un valore diverso da 0. Per convenzione, poi non è una legge, il programma funziona lo stesso, però visto che non ci costa niente mettere un valore piuttosto che un altro, 0 se va tutto bene, diverso da 0 se c'è stato un errore. E quindi il programma qua si interrompe, finisce qua, stampa messaggio d'errore e poi esce. Se RC è diverso da 2, esce. Quindi, se io arrivo alla riga 27, vuol dire che per forza, necessariamente, cascasse il mondo, RC vale 2. Perché se era diverso da 2, sarei morto alla riga 25. Ok? Qui non c'è un else. Semplicemente che se era diverso da 2, non ci sono più io. Il programma interrompe prima, non arriva alla riga sotto. No? Interrompiamo il programma senza necessariamente farlo in modo strutturato con gli else, perché sono condizioni di errore che non ci permettono di continuare. A questo punto quindi sono sicuro, dimmi, per te ho scritto il programma va attivato con un parametro, è un modo gentile per dire, caro utente, non sei capace, non sai come si usa il programma.
ma non ho nulla da stampare, non ho nessun valore da stampare. Perché non, questo errore lo sto dando sia che RC valga 1, cioè l'utente non mi ha dato niente, sia che RC valga 3, 4, 5, cioè l'utente ha scritto troppe cose. Se invece ne ha scritta esattamente una, faccio ciò che devo fare, la converto in maiuscolo e poi la stampo. Per convertirlo in maiuscolo, allora, come prima cosa mi conviene copiare, se l'utente, riparto dall'inizio, se l'utente mi ha specificato una frase, quindi l'utente ha specificato esattamente un parametro, che ritroviamo dove? In rvd1. Quindi per comodità nostra ce lo ricopiamo all'interno di una stringa di lavoro per non lavorare direttamente sul parametro. Potremmo anche farlo, ma potremmo leggerlo direttamente da là, ma poi non modificarlo, perché quel parametro stiamo modificando by reference una stringa che sta al di fuori del programma, non è educato. Quindi ce lo copiamo all'interno di una stringa che chiamiamo S, il valore di RVD1. Questa stringa ovviamente la dovrò dichiarare, dimensionare. Quindi avrò un char S di lunghezza più 1, dove questa lunghezza la definisco sopra. Non so, 50 caratteri. Quindi io so che in RVD1 c'è la parolina che ha scritto l'utente. Questa parolina, per poterla maneggiare, per poterla lavorare, me la copio in una stringa mia locale, in una variabile locale che definisco nel main. A questo punto devo convertire S in tutto in maiuscolo, ma questo si fa prendendo ciascuno dei caratteri e sostituendolo col proprio to upper. To upper è la funzione di gtype.h che prende un codice hash e restituisce il codice hash della lettera corrispondente maiuscola se il carattere è una lettera minuscola, altrimenti mi restituisce lo stesso carattere che c'era già se la lettera come argomento non è una lettera minuscola, cioè è una maiuscola o un segno di punteggiatura. A questo punto posso stampare la parola è %S. Ma da questo punto in avanti, dopo questa riga 34 in avanti, il programma è un programma normale, non c'entra più niente la linea di comando. Ormai ho acquisito le informazioni che mi servivano e il programma parte. La differenza è che anziché acquisirle con delle getS, le acquisisce andando a interrogare gli argv e gli argc. Allora, per provare a eseguirlo devo commentare qualche chilo di roba. Questo anche era un commento, un ragionamento. Questo invece è codice vero, questo è un commento. E il resto è codice vero. Andiamo a compilare. Sì, si arrabbia perché ho dimenticato le include di string.h e di gtype.h. Ok. Allora, a questo punto, se io provassi a eseguire il programma di qua, non cavo un ragno dal buco, perché mi dirà sicuramente il programma va attivato con un parametro. Sappiamo che se lo attiviamo di qui, RC vale 1, e invece il programma serve che valga 2.
E allora siamo obbligati ad attivarlo dalla linea di comando, non a vuoto, perché a vuoto mi darà un errore, non con troppi parametri, perché sennò mi dà un errore, ma esattamente con args, esattamente con un parametro. E allora a questo punto lui sa che è un parametro, lo prende, lo copia, poi ci fa questa ridicola elaborazione di portarlo in maiuscolo e me lo stampa. Però dopo che l'ho letto, appunto, il discorso di portare maiuscolo e stampare è uguale come i programmi precedenti, come se li avessimo letti i dati, non importa più da dove li abbiamo letti, ormai il programma li conosce e li usa. Sì. Se io avessi inserito un numero al posto di Pippo, 32, lui mi avrebbe detto la parola 32. È comunque una stringa. Quando lui prova a fare il toUpper della cifra 3, restituisce 3 di nuovo. Quindi il toUpper è una funzione che se gli passo la lettera minuscola la porta in maiuscolo. Se gli passo qualunque altra cosa la lascia invariata, quindi non fa danno. Forse dietro la tua domanda c'era, ma dovrei controllare che la parola sia fatta tutta di lettere alfabetiche. Va bene, facciamolo. Quindi prima di dire la parola è, andiamo a verificare che la parola sia composta solo da lettere alfabetiche. Se no, non la stampo, dirò la parola è brutta, non mi piace. Vabbè, questo lo posso fare tranquillamente in questo ciclo. Posso controllare se trovo almeno una lettera che non sia alfa, che non sia alfabetica, allora la parola non è ok. No, un flaggino, una variabile tipo flag che man mano che leggo la stringa, la converto in maiuscolo, mi ricordo se per caso ho visto delle cose che non fossero delle lettere. Se trovo un SD che non è un carattere alfabetico, maiuscolo o minuscolo, metto a zero questo flag. Ok, chiaramente sarà una variabile intera che definisco lassù. E alla fine mi chiederò se è ok, allora posso stampare che la parola è ok, altrimenti stamperò non è una parola valida. Nel senso di parola della lingua italiana, quindi fatta solo di lettere. Ok, questo è classico ricerca di universalità, tutte le lettere, tutti i caratteri devono essere lettere alfabetiche. Forse è la prima volta che lo scrivo così, if ok, semplicemente col nome della variabile, ma questo sfrutto la confusione del C, per cui qualunque espressione sia diversa da zero è presa come vero, come true. Qualunque espressione sia uguale a zero è concepita come falso. In un condizionale. Quindi scrivere if ok è la stessa cosa che scrivere if ok diverso da zero. Perché se è diverso da zero per lui è true, se è uguale a zero per lui è false. È uguale. Si può scrivere semplicemente, se abbiamo dei flag che facciamo valere 0,1 o 0 diverso da 0, possiamo usarli direttamente nelle condizionali, nelle espressioni condizionali. Se vogliamo essere più espliciti, confrontiamo pure con 0. Ma è assolutamente equivalente. Allora, vediamo se gli piace, così piace anche al vostro compagno, che se scrivo args pippo me la mette in maiuscolo, ma se scrivo args 32 mi dice che non è una parola valida. Dimmi. No, non ufficialmente dichiarata, nel senso che se l'utente si addormenta sul tasto può fare una stringa anche più lunga dei 50 caratteri che avevo dato. Questo è un limite che
che viene imposto al massimo dal terminale, dalla finestra di terminale del sistema operativo, che come vedete non sta imponendo dei limiti particolarmente restrittivi. Qui è un po' un casino, nel senso che quando io batto invio sicuramente sto sforando la lunghezza della stringa. Sto facendo uno string copy di una stringa lunga 8, 16, 24, 32, 40, 40, 480, 500 e passa caratteri in una stringa, in un vettore lungo solamente 50. E infatti qualcuno non è d'accordo. E qui è Windows che ha detto, guarda che il tuo programma sarà tanto bello, sarà tanto carino, ma ha cercato di accedere al di fuori della memoria che gli era riservata. La domanda a cui sta pensando lui dice, vabbè, bravo, questo l'avevo capito, ma come faccio a evitarlo? Evitare, dov'è il problema? Il problema è qua. Il problema sta nel fatto che io sto prendendo una stringa ignota, perché arriva dall'utente, e la sto copiando fidandomi all'interno di un vettore di lunghezza definita. Allora, anche qua facciamo qualche controllo in più. Se per caso l'utente ha esagerato, se questo era VD1, prima di copiarla nella mia stringa locale, la vado a vedere la lunghezza, se è maggiore di lung, allora, caro mio utente, mi dispiace, il nome è troppo lungo e io do forfè. Ok? E questo è il modo più corretto. Prima di usare il dato, verifico che mi piaccia, che non mi vada a rovinare le cose che ho, i dati che ho, a sporcare le variabili. Un altro modo, un pochino più sbrigativo, sarebbe di non usare la funzione string copy, ma la funzione strncpy, che ha un parametro in più, la funzione string ncopy è una string copy che ha un parametro in più, una n, una lunghezza, e dice ok, senti, copiami rvd1 dentro s, ma comunque non copiare mai più di lung caratteri, fermati prima. E si ferma, nel senso che il resto non lo copia. Non è tanto bello, era meglio la soluzione col controllo col messaggio d'errore, perché almeno dico, me ne accorgo, mi fermo e dico all'utente cosa è successo, piuttosto che non troncare i primi 50 caratteri, ignorare gli altri, e il programma va avanti come se nulla fosse accaduto. Però in alcuni casi può essere utile questa funzione qua, to from count, il terzo parametro, un conteggio, la funzione string ncopy copia al massimo count caratteri da una stringa all'altra. E questo è un altro modo per proteggersi, non usare mai string copy alla cieca, ma fare sempre, indicare sempre il limite massimo per evitare di sovrascrivere. Ok, ma fin qui abbiamo fatto le cose facili, perché stiamo lavorando col parametro di tipo stringa. Lui è una stringa, dobbiamo trattarlo come stringa, al netto di fare i controlli migliori, più furbi che ci vengono in mente, il problema è il secondo parametro. Quindi, se fin qua siamo d'accordo, estendiamo il programma con la seconda parte. Allora, la seconda parte dice, fatemi far così, se no non si riesce a leggere. La seconda parte del programma dice, se l'utente fornisce anche un secondo argomento sulla linea di comando, quindi stiamo dando la scelta all'utente
di richiamare il programma con un parametro o con due parametri, a scelta sua. Se fornisce anche un secondo parametro, se, questo deve essere un numero intero. Può non fornirlo, ma se me lo fornisce deve essere un numero intero. Allora quella stringa dovrà essere stampata tante volte quanto è quel numero intero. Quindi, come si modifica il mio programma? Devo innanzitutto accettare che il programma venga richiamato con rc uguale 2, cioè un parametro, o con rc uguale 3, cioè due parametri. Nel caso in cui rc valga 3, devo andare a leggere il secondo parametro, che sarà dentro rvd 2, perché dentro rvd 1 c'era il nome, in quello successivo rvd 2 ci sarà il conteggio, ci sarà il numero, però quel numero è scritto sotto forma di stringa, a me serve il valore per metterlo in un ciclo for. E quindi devo imparare ad estrarre un valore numerico da una stringa, che deve essere presente nella stringa, e nello stesso tempo, nel contempo, verificare che sia correttamente scritto questo valore numerico. Che l'utente non abbia scritto Pippo Pluto e poi Pluto cerco di leggerlo come numero. Non va. Allora, un passo alla volta. Sicuramente tutto questo serve per definire un valore conta che si ricordi, cioè che mi permette di ripetere la stampa del valore. Questo conta mi serve in fondo quando faccio la printf. Se è tutto ok, la parola è, questa parola è talmente importante che la scrivo non una ma conta volte. No? Tutto il cuore è poi qua del programma. Il problema che abbiamo è estrarre il valore di conta dal secondo parametro passato dall'utente. Allora, torniamo su ad acquisire questo dato. Innanzitutto rivediamo il programma. Qui eravamo estremamente rigidi sul fatto che il programma dovesse avere esattamente un argomento e quindi RC doveva essere esattamente pari a 2. In realtà qui no, perché RC può essere uguale a 2 oppure 3. Quindi io mi devo arrabbiare se è diverso da 2 e diverso da 3. Se è diverso sia da 2 che da 3, non va bene. Se, De Morgan, se non è vero questo, quindi se non è diverso sia da 2 che da 3, vorrà dire che sarà uguale a 2 oppure uguale a 3. Uguale a 2 è il caso che abbiamo gestito finora, uguale a 3 è il caso che dovremmo ancora gestire. Quindi dopo che abbiamo fatto questo, diciamo, abbiamo sistemato la stringa S e quindi dobbiamo determinare il valore di conta analizzando rvd 2 se c'è. Se è stato specificato dall'utente rvd 2, perché non è detto. Per cui a questo punto siamo qui. Prima avevo detto, cascasse il mondo, qua rc vale 2, alla riga 37. Adesso mi correggo, perché ho corretto l'if. Cascasse il mondo, rv vale 2 oppure 3. In ambo i casi rv di 1 contiene la parola. E quindi me la vado a leggere, la copio dentro S con tutte le cautele possibili per non esplodere. Se invece c'è anche il secondo parametro, devo impostare il valore di conta. Se il secondo parametro non c'è, conta vale 1, lo imposto a 1, cioè lo stampo una volta sola. Quindi, se argc vale 3, devo calcolare il valore di conta. Beh, questo lo devo fare, altrimenti non, RC, allora, eravamo arrivati qua dicendo RC vale 2 oppure vale 3. Ho estratto il caso in cui valga 3 e quindi mi rimane il caso in cui valga 2.
Qua sotto arc c vale 2, quindi vuol dire che l'utente non ha specificato un secondo parametro, non ha specificato il conteggio, e il programma si deve comportare come se il conteggio fosse 1. Quindi alla fine di questo blocco di programma esco, uscirò sicuramente con un valore di conta decente, inizializzato correttamente. Ho inizializzato a 1 se l'utente non ha fornito il parametro, oppure col valore che dipende da ciò che l'utente ha scritto. Dimmi. Ma minore di 1, infatti. I uguale a 0, i minore di 1, il ciclo viene eseguito una volta, solo con i uguale a 0, perché quando lo incremento vale già 1 e non viene fatto la seconda volta. No, no. Allora, qual è il problema di calcolare il valore di conta? Il problema è che noi abbiamo un argv di 2 che vale ad esempio 37, e noi abbiamo, che è però una stringa, e noi abbiamo conta che è un intero. Come faccio a convertire una stringa in un intero? Ammesso che la stringa contenga nei suoi caratteri una rappresentazione corretta di un numero intero. E di fatto dovrei fare una conversione da decimale a binario, no? Dovrei prendere la cifra dell'unità, che è 7, più 3 per 10, e mi dà il numero. Perché quelli sono caratteri. Non posso scrivere conta uguale a argv di 2, se non voglio farmi picchiare dal compilatore. Quello a destra è una stringa, quello a sinistra è un intero, non comunicano. Allora, per farla breve, ci sono già delle funzioni di libreria che fanno questo lavoro, che fanno questo mestiere. E sono riassunte, potremmo farlo a mano ovviamente, ma visto che ci sono le funzioni di libreria, sono riassunte qui. Funzioni che sono definite in standardlibrary.h, stdlib.h, quindi ce le abbiamo già definite, anche se non lo sapevamo, e si chiamano a-tu qualcosa, sta per a-to-i, a-to-integer, a-to-l, a-to-long, a-to-f, a-to-float, o double, quello che fa il float e il double è la stessa funzione. Quindi queste funzioni, nel nostro caso abbiamo una stringa, vedete che sono tutte funzioni che ricevono come parametro una stringa e restituiscono come valore di ritorno un numero, un int, un long int, oppure un double o float. Double che può essere eventualmente memorizzato in una variabile float. Allora, nel nostro caso il valore è un numero intero. Quindi noi possiamo usare la funzione a2i, hash to integer, che mi converte il numero 37 da stringa contenente codice hash del carattere 3, codice hash del carattere 7, terminatore nullo, nel numero in complemento 2 memorizzato dentro la variabile int di tipo conta, di nome conta. Quindi semplicemente scriverò a to i di argv di 2. Argv di 2 è una stringa, analizzo questa stringa cercando di convertire una sequenza asci, una stringa, in un intero, a to i. L'intero risultante lo memorizzo nella variabile int conta. Se argv2 contiene effettivamente la rappresentazione di un numero intero, a2i mi dà il valore del numero intero. Il problema è se argv2 invece contenesse qualche cos'altro. Ma se argv2 contenesse kk75, l'a2i che cosa fa?
cosa fa la funzione A2I in questo caso? Cosa dovrebbe fare e che cosa fa in realtà? Cosa fa in realtà me lo dice il manuale. Dice che la funzione A2I converte la stringa in un intero e ritorna quell'intero. E fin lì abbiamo capito. STR dovrebbe iniziare con uno spazio o con qualche cifra numerica. In ogni caso, A2I smette di leggere dalla stringa non appena incontra un carattere non numerico. Quindi, se io scrivessi "75KK", A2I leggerebbe 75, si fermerebbe lì e prenderebbe per buono il valore 75, ignorando il resto perché non sono caratteri numerici. Invece, se la conversione non può essere fatta, allora A2I ritorna 0. Quindi, nel primo caso, l'A2I mi ritorna 75, nel secondo caso l'A2I mi ritorna 0. Quindi l'indicazione che è andato qualcosa storto ce l'abbiamo se la funzione A2I mi ritorna un valore 0. Quindi se in quel caso conta uguale 0, c'è qualcosa che non va. Ciò che ha scritto l'utente non era un numero valido. Oppure era proprio 0. L'A2I purtroppo non è capace a distinguere, o per, non ci permette, lei internamente lo distingue, ma poi per il valore di ritorno che ci fornisce, non possiamo distinguere se l'utente aveva davvero inserito 0, oppure l'utente ha inserito una sequenza non numerica e che non può essere interpretata come numero. Non c'è modo. Quindi se per caso 0 è un numero valido, non possiamo usare l'A2I, ma cosa usiamo ve lo dico dopo. Allora, con questo noi andiamo a controllare, tanto nel nostro caso 0 non avrebbe senso come parametro, se non è almeno 1 non ci serve, e quindi andiamo a controllare che se per caso conta uguale 0, o peggio, anche minore uguale 0, perché l'utente potrebbe inserire meno 7. Allora, meno 7 è un valido numero intero, ma non per questo programma. Quindi, se è un numero negativo non ha senso. È scritto correttamente, ma lo voglio rifiutare. Se è uguale a 0, molto probabilmente l'utente o ha scritto 0, che comunque non va bene, o ha scritto una cosa che non è un numero, che va ancora meno bene. In ciascuno di questi casi dovrò dire al caro utente numero non valido, numero di ripetizioni non valido e mi suicido. Nel senso del programma, ovviamente. E quindi delego tutto il lavoro sporco alla funzione A2I. Poi togliamo questo e verifichiamolo. Ok? Allora, riproviamo col nostro args troppo lungo, in questo caso abbiamo modificato il programma che si protegge, errore nome troppo lungo, args pippo me lo stampa una sola volta, perché poiché manca il secondo parametro viene impostato per default il valore di conta uguale 1, pippo 5, mi scrive 5 volte, giusto, pippo. Se provassi a scrivere anziché Pippo una cosa che non è Pippo, cioè che non è un numero, scusate, mi dirà che il numero di ripetizioni, Pluto non è un numero, ma anche meno 7 non è un numero, non va bene. Mentre invece se fossimo particolarmente affezionati a Pippo lo potremmo scrivere anche molte volte. Non abbiamo messo in questo programma un numero massimo alle ripetizioni stampabili. Qualunque numero intero positivo viene accettato. Questa è la ginnastica di base. Facciamo un po' di intervallo e poi vi faccio vedere come controllare meglio questi dati.